Falò Cucchi è morto perché è pestato. Qualcuno lo riferisca a Tonelli, a Salvini. Quello che mi interessa è che Stefano non è caduto dalle scale, questa è la cosa importante, questo è quello per cui ci siamo battuti. Io credo nella giustizia e voglio avere fiducia nel fatto che anche per tutti gli altri reati venga fatta giustizia. E dedichiamo questa sentenza definitiva ai vari Tonelli, Salvini e tutti gli altri ipergarantisti che per un decennio hanno sostenuto che Stefano Cucchi era morto di suo, era morto per colpa propria, era morto a causa anche dell'abbandono da parte dei genitori. La dedichiamo a questi onorevoli, perché oggi qui dietro la sentenza è passata in giudicato e Stefano Cucchi è stato ucciso per un brutale pestaggio, un violentissimo pestaggio, è morto di questo e nessuno potrà mai più contestare il contrario. E quei due carabinieri verranno assicurati dalle patrie galere in poche ore. Questa è la verità di questo processo. Oggi si chiude una pagina di vita, si scrive un pezzo di storia e è stata fatta giustizia e soprattutto è stata fatta verità. Verità per la quale abbiamo lottato per anni ed anni, per la quale abbiamo dedicato la nostra vita. In questo momento il mio pensiero non può che non andare ai miei genitori, che di tutto questo si sono ammalati ed ora ci guardano da casa e la notizia l'hanno avuta al telefono. Ecco, il mio pensiero va a mamma e papà e a Stefano. Sarò soddisfatto laddove si riuscisse a completare questa opera difensiva. Ecco, io questo è quello che mi sento di dire, proprio avendo vissuto personalmente e direttamente l'esperienza umana di questo ragazzo. Ripeto, è chiaro che nello sfondo non può non esserci in maniera prevalente il dolore della famiglia Cucchi, questo è indiscutibile, però deve essere presa in considerazione anche la vita di Francesco Tedesco e delle difficoltà che ha affrontato. È una grossa soddisfazione e devo complimentarmi con il coraggio che hanno dimostrato i giudici della Suprema Corte nel confutare due sentenze di condanna nelle quali non eravamo stati ascoltati. C'era stata la volontà di non capire le ragioni di Mandolini. Per quanto riguarda Mandolini, ripeto, noi auspichiamo che venga depositata al più presto la sentenza e che venga fissata in maniera molto rapida, per una prescrizione che dovrebbe maturare a luglio, la Corte d'Assise d'Appello, che possa, diciamo, rimediare evidentemente alle mancanze della motivazione di quella della sentenza impugnata. Quindi ancora Mandolino non può cantare vittoria. Io spero che si vada avanti e si vada avanti in fretta, che anche Mandolini venga chiamato a rispondere delle sue responsabilità, che non sono da poco. Daria, cosa hai detto a Stefano mentalmente? Bravo, promesso.